Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Oggi faremo l'unboxing del nuovo Nexus 7 di Google. Partendo dalla scatola troviamo come sulla parte principale si è raffigurato il tablet con il nuovo logo di Android 4.3. Infatti, dopo out of the box, questo tablet esce con Android 4.3. Sui lati troviamo solamente le scritte Asus. Sulla parte posteriore troviamo alcune informazioni, quali il tipo di modello, qua. In questo caso è solamente il 32 GB, solo Wi-Fi, ed altre informazioni varie. Nel retro troviamo tutti i vari codici. Procediamo ad aprire la scatola, ci troviamo di fronte questa scatola completamente bianca, solamente con il logo Google in basso a destra. Dopo aver tolto i sigilli, possiamo aprirla e ci troviamo ovviamente il tablet. Lo mettiamo un attimo da parte. Vediamo che cosa c'è all'interno. La classica manualistica, una guida rapida e la garanzia. Abbastanza inutile, devo dire. Un caricatore da parete compresa italiana e il cavo USB, micro USB per la ricarica e lo scambio dati. Come vedete, sono assenti i cavi auricolari, cosa che sarebbe stata molto gradita. Mettiamo da parte il tutto, concentriamoci sul tablet. Il tablet si presenta molto, molto più piacevole al tatto rispetto al modello precedente. Infatti, nel lato inferiore troviamo la micro USB, sul lato superiore troviamo il jack audio da 3,5 mm e una cassa audio. Sul lato destro troviamo il pulsante di accensione, spegnimento e standby. E al di sotto troviamo il controllo del volume. Ancora più sotto troviamo il microfono principale. Sul lato sinistro invece è completamente pulito. Sul retro troviamo la sostituzione del materiale gommato del primo modello e al suo posto troviamo un materiale soft touch veramente più piacevole al tatto, anche se devo dire un pochino più scivoloso, tende a scivolare dalle mani. In alto a sinistra troviamo un'altra grande novità di questa seconda generazione, cioè la fotocamera da 5 megapixel che riesce a riprendere video fino a 1080p. La scritta Nexus passa dalla posizione orizzontale a una posizione verticale. Ancora più in basso troviamo il logo Asus e altre due casse, per un totale di tre casse stereo. Passando alla parte frontale, troviamo come in alto sia presente il sensore di luminosità, la fotocamera da 1,2 megapixel che riesce a registrare video fino a 720 pixel. Nella parte inferiore troviamo il LED di notifica. Questo qua è un display da 7 pollici, LCD IPS, con una risoluzione di 1920x1200 pixel. Con un rapporto 16-10 fra altezza e larghezza. Questo tablet, come detto precedentemente, ha una risoluzione che va oltre il Full HD. E questo qua è un aspetto molto importante, in quanto rende i caratteri, soprattutto nelle pagine web e nella lettura di ebook, veramente molto, molto chiari. È molto facili da leggere, non stancano gli occhi. Nei prossimi, nel prossimo video faremo una recensione più ampia di questo terminale dopo alcuni giorni di utilizzo. Se avete delle domande da farci, potete scriverle qui in basso nei commenti. Ci vediamo al prossimo video.